posizione. Prego. No. In che stato di presa? No, perché ho lavorato, sono stato tagliato fuori, perché chi lavora, sì, sì, ovviamente. In ogni situazione, credo di fondamentalmente tagliato corto, l'identificazione, è importante l'identificazione. È vero che siamo individui perché siamo egoisti, altrimenti ci risolveremo, insomma. Però penso che il problema sia sempre nel nostro profondo, nel nostro io, con che cosa ci identifichiamo. Il lavoro da fare, la cura di cui parlavamo prima, l'importante credo sia lavorare sull'identificazione del nostro io. Se continuiamo a identificarci con l'impresa, ovviamente va bene, se ci identifichiamo con le nostre opinioni, con le nostre costruzioni mentali, dove ognuno di noi poggia l'attenzione, è importante. Certo, lo scontro è quello con cui che riceviamo, lo scontro di tutti i giorni è quello che ci fa ripensare, approfondire il nostro io, e questa è la vita, penso, la nostra ricerca, il nostro percorso, porre troppo attenzione alle cose superficiali, poi automaticamente il mondo ci riporta verso un io più profondo. Questo è un po' banale, banale filosofia orientale o psicologia, però fondamentalmente talmente banale, talmente generica, però penso utile. Individus vuol dire indivisibile. Allo stesso tempo, quando siamo in un contesto di gruppo, è naturale che accada, ora è venuta poi la parola conflitto, non sempre siamo d'accordo, ma è evidente, questa è l'esperienza di ciascuno, che un qualsiasi conflitto lo si può lasciare sotto il tappeto, e cova, lì il conflitto cova. Degenera. Al contrario, è buona norma, una norma di salute, che il conflitto possa emergere. Non deve, sappiamo che non deve mai degenerare e diventare violento, ma è violenza anche lasciarlo nascosto, non farlo emergere o far finta di nulla. Se senti che c'è malessere, che c'è sofferenza, devi capire da dove viene, no? Perché altrimenti prima o poi diventa una malattia, ma non solo una malattia del singolo che soffre un conflitto, perché, ma poi si trasmette al gruppo. Allora bisogna imparare a riconoscerlo, a farlo lavorare, per modificare il contesto che è di tutti. Ma questo vale non solo nei gruppi allargati, nei gruppi anche di due persone, lo sappiamo benissimo, può portare alle peggiori conseguenze. Prego. La difficoltà mia è sentire diversa dagli altri componenti, quindi la paura di esprimere in modo totale. Per paura di essere giudicata e quindi esclusa. Esclusa, evitata, di essere in minoranza. Ecco, adesso proprio il caso del bambino capita doc, no? Per esempio, a me questo rumore continuo mi dà piuttosto fastidio, comprendiva la concentrazione, però dico, lo dico o non lo dico? Allora, forse se non vengo a pensarlo, magari tutti gli altri sono d'accordo, invece no. Che non hanno problemi. Mi sono esternata. Ormai l'ha detto. Però l'ho detto dopo che ho fatto shh, e la mamma ha capito e si è allontanata un attimo. Sì. Però ora non c'è la mamma, non c'è il papà. No, va bene, sono allontanati col bambino. Sì. Allora, cioè questo capita non solo qui, insomma, dove ci sono i bambini, giustamente hanno diritto anche loro. È un contesto così in cui si sta ragionando, cioè c'è una certa serietà, mi sembra opportuno magari
allontanarmi ogni tanto, poi rientrare, magari portare anche dei giochi per i bambini, così avrebbero potuto intrattenersi. Ecco. Però dico, questa cosa penso solo io, o la pensa anche qualcun altro? Finora non l'ho detto. Ecco, ma questo è importantissimo, ci vuole coraggio anche, ci vuole sempre coraggio. Coraggio che spesso ci viene a mancare. Lei ha detto benissimo, l'ha detto all'inizio, per paura di essere giudicati. Giudicati male. E, è evidente che probabilmente quello che lei ha fatto, altri ne stanno giovando in qualche modo, però si è esposta a lei, no? E bisogna che diciamo, quando stiamo soffrendo una certa situazione, no? Dobbiamo dire, è essenziale il modo, questo lo sappiamo, c'è il modo e il modo, e il modo cambia completamente. Quante volte sbagliamo, che usiamo il modo sbagliato, ce ne rendiamo conto, ma pensiamo, cioè, ci accorgiamo anche che il modo sbagliato che abbiamo dentro, che abbiamo imparato in qualche modo, che ci è stato trasmesso, e quello è completamente sbagliato e poi ci fa soffrire. Non è a caso che ci fa soffrire, è come se ci autopunissimo, no? Eppure molto spesso lo reiteriamo. Bisogna chiedersi perché non riusciamo a fare dei progressi. Posso chiedere una cosa, parlando di modo, perché le persone educate, gentili, che chiedono per cortesia, mi scusi, tra virgolette, vengono derise, e invece lo strafottente che arriva e se ne frega altamente di tutto e di tutti viene rispettato e riverito? È una bella domanda. Chiediamoci anche qual è il potere della gentilezza, cioè l'essere gentile non è essere da meno, è tutt'altro. Però sembra che sia da meno. Oggi sì, la gentilezza in un certo contesto sì. Viene considerata stupidità, tant'è vero che io mi sono ritrovata a dire, il fatto che io sono gentile non significa che sono stupida, perché io ti faccio vedere come sono, allora dopo cambiamo sistema. Cioè, perché purtroppo se tu ti approcci, un po' come dice la Valeria, ci vuole coraggio a essere gentili, a dire quel che si pensa, perché purtroppo oggi, diciamo, la persona vincente è quella che proprio calpesta tutto e tutti gli dicono, guardiamo la politica, tanto per fare esempio. Allora dico, io non mi voglio arrendere a queste cose perché dico, possibile che oggi per essere umano, per essere normale, perché siamo tutti normali alla fine, cioè cavolo, ti devono montare sopra tutti, ma per davvero, dico, esisterà un sistema, un po' come dice lei, quando il vaso è pieno ci sarà un sistema per votarlo, perché poi arriva il giorno che dopo la rabbia diciate basta, adesso ti faccio vedere che sono esattamente come te, ma perché mi devo ridurre a essere così se io non lo sono? Cioè questo non vuole, cioè io devo cambiare me stessa perché tu sei prepotente, no, devi cambiare tu, perché io non credo di essere sbagliata, però sì. Purtroppo io vivo in una realtà dove la prepotenza è quella vincente. Certo. Ma tutti noi abbiamo paura di te, perché sono prepotente, faccio vedere come sono. Non mi è venuta in mente una cosa, io sono cresciuto da bambino con gente che mi diceva un proverbio qui dei nostri posti, che le società sono belle dispari e tre sono troppi. E quindi nasciamo con queste tipologie di input continui, no? Fare un gruppo di 40 persone è una cosa allucinante in un contesto marchigiano dove l'individualismo, la parrocchia, il campanile è una cosa radicata in secoli di storia. Ti dico come si dice in siciliano, che è anche il titolo di un libro di Danilo Dolci, intitolato Chi gioca solo non perde mai. Non perde mai. Prego. Allora, io volevo dire una cosa sul discorso di prima, però voglio cercare di dirla nel modo giusto. Sì. Cioè, penso che sia importante in una società
in una bella società che, cioè che i genitori non siano lasciati da soli nel compito di stare vicino ai bambini. Sì. Bello come nascono le emozioni, però no? Non so se l'ho detto abbastanza bene. Cioè, no, io credo che tu l'abbia detto bene. E io allargherei. Non volevo quanto far le nostre colpa la città, perché io sì. Capisco il fastidio, perché il fastidio sicuramente lo provava anche la mamma. Certo, sì. Ecco, ma chiediamoci quanto le nostre città sono a misura di bambino. Nessuno. Quante le nostre città sono a misura di persone anziane? Quanto le nostre città sono a misura degli adolescenti? Ecco, non è il problema, non è solo qui in questo contesto ben preciso, è un contesto molto più. È come se ciascuno si dovesse fare carico di tutto ciò che via via ci manca e che ci è essenziale a vivere. E quindi quando emerge un conflitto come questo è estremamente importante capirne l'origine, ma è facile, non è facile, soprattutto trovare le soluzioni non è facile, ma quando le soluzioni si individuano e si cerca di metterle in atto, si cerca di completarle, è lì che si prova una gioia mai provata prima. Cioè quando riusciamo finalmente a esistere in questo senso, cioè a essere vivi, nel senso che cerchiamo soluzioni, le troviamo, le mettiamo in atto, lì troviamo una felicità che ci è sconosciuta se prima non abbiamo avuto esperienze di questo tipo, no? Cioè perché? Perché ci rendiamo conto che è possibile. E fatte le prime esperienze, dopo vogliamo replicarle. Se non abbiamo esperienze positive, diventiamo pessimisti. Pensiamo che possiamo solo subire. Francesco, l'abbiamo visto, no? Negli ultimi tentativi c'erano tre emozioni, magari differenti, sono emerse le emozioni. Che si fa? Perché succede che nei gruppi emergono le emozioni, ma si ritorna al discorso di testa. E quindi la risposta di testa, pensiamo ai massimi sistemi, pensiamo al... Però ci sono le emozioni in circolo in questo tempo, in questo momento possono inquinare anche l'emozione, no? della rabbia, della... È l'emozione del sentirsi, poi vabbè, quello che è arrivato a me, poi magari lei ha un'altra, può riferirne un'altra. Cosa si fa nel gruppo? Perché questa è un'occasione, l'emozione, è là che si improvvisa, non è che si può andare nello schema o nel discorso di testa, altrimenti quelle emozioni in modo sotterraneo agiscono e portano allo sfaldamento del gruppo, quello che ho visto. Ma, il nostro pensare è sempre veicolato dall'emozione, in positivo e in negativo. Emozione è formato da ex e motus, cioè un moto verso l'esterno, no? La commozione è un moto condiviso in questo modo, no? Credo che sia necessario imparare. Non abbiamo occasione, se non limitate e controllate, in cui, diciamo, quello che è nuovo, come momenti come questo, vi assicuro che, ma tutti lo vedete, sono diffusi? Non ci sono. No, no. E quindi non abbiamo l'esperienza necessaria. Avvertiamo, a volte indistintamente, a volte in maniera più cosciente, di quanto ne avremmo bisogno. Quando proviamo, siamo come... non sappiamo bene come si fa. Dobbiamo trovare il modo, dobbiamo farci aiutare, dobbiamo tenere alto l'obiettivo, l'orizzonte verso cui andiamo, e non farci in qualche modo. O dobbiamo anche fare appello a tutte quelle esperienze in cui si è riusciti e con successo. Ci raccontava di un'esperienza durata più di 30 anni. Non è a caso che possa accadere questo. C'è lì dentro, ci sono delle modalità che sono importanti. Che sono importanti per tutti, cioè saperle, imparare da chi c'è riuscito, è estremamente importante.
quindi copiare chi c'è riuscito, aggiungendo poi del proprio a ciò che si sta copiando, ma guardare alle esperienze altre è estremamente importante, e poi declinarle nel proprio locale. Chiedo scusa. Prego. Credo che in contrasto forse con le sue aspettative, dire che questo laboratorio è quasi bellino. Quasi bellino. Perché quasi sono bellino. Tutte fuori tante belle cose, io ho scritto un sacco di cose che mi serviranno poi a posteriori a casa, no? A farle rielaborare. Mi sembra che siamo, ho questa impressione, questo input, che siamo riusciti ad ascoltarci, ho sentito tante cose interessanti che non mi sarebbero mai venute in mente, che mi hanno arricchito, mi hanno suscitato un tono positivo. Io dico, non lo so, sì, c'è, il male c'è, tanto stiamo, il arbitro si chiama così, perché, però c'è tanta voglia di incontrarsi, e io credo che forse ci sia può piacere, adesso, a prescindere da questa realtà oggettiva, ci potrebbe essere che uno di noi, se vi può piacere, di nuovo lo ripeto, può trovare in altri contesti questa modalità di approccio. Bravo, sì, sì. E, ecco, dopo magari fa risolvere meglio altre situazioni che ci interessano più personalmente. Sì. Ecco, io non ho mai sentito dire a Danilo Dolci queste due parole, mediazione dei conflitti. E mi sono chiesto a come mai dei conflitti, ma poi ho capito che la comunicazione nella sua accezione più alta è quello che Gandhi chiamava il satyagraha, che non è non violenza, è amore. Allora, in pratica ci si comincia a volere bene, semplicemente questo, e quando ci si vuole bene, perché si vive un'esperienza in comune di ricerca vera, autentica, ci si vuole bene, abbiamo già, siamo in una fase di prevenzione importantissima di tanti conflitti che possono emergere e che possono degenerare e diventare reciproche aggressioni anche. A volte ci si aggredisce in maniera non evidente, un po' sottobanco, c'è un modo di sentire l'altro contro, di scagliarsi contro l'altro in maniera anche non aperta, no? Ma sì, sotterranea, nascosta. Ma in realtà, se la comunicazione funziona, è vera, previene tutto questo, perché semplicemente ci si vuole bene. Quando ci si comincia a volere bene, nella sua accezione più alta ci si comincia ad amare reciprocamente, allora cadono, tante difficoltà cadono, ma per fare quello, vi siete mai trovati all'interno, che ne so, di una... avete fatto qualcosa insieme agli altri, siete riusciti... quello che avete progettato ha avuto successo e state godendo del successo. Siete felici? Ma siete felici e cosa fate istintivamente? Vi abbracciate, ci si abbraccia, no? Quando si condivide una gioia a questo livello, allora è fatta. Cioè, nel senso che ci si vuole bene, non ci si può fare del male, si tiene presente l'altro, le sue esigenze, si diventa gentili, non è che ci si propone di essere gentili come strategia, no, è il risultato di un processo. Allora bisogna capire cos'è che ci porta a questo, perché stranamente c'è una sorta di circolarità. Devo partire già con questa predisposizione ad andare incontro all'altro e a volergli bene, devo partire con questo, e poi anche un punto d'arrivo, cioè devo potermi confermare in questo atto verso l'altro. Una cosa, ma non so se è una cosa mia, io non sono espansiva perché non sono stata abituata a braccia e niente, però per cercare di rompere questo, nella mia mente penso di abbracciare la persona, oppure di dire grazie, oppure buongiorno, sembra che con il tempo, che ogni queste persone si comportano in modo diverso, nel senso, è come se sentisse questo, io mi sento più vicino, anche se poi non c'è l'abbraccio fisico,
è possibile che noi possiamo comunicare con la mente e diciamo come telefoni, radio, se no, lì, nell'aria gira questa sensazione e l'altra persona lo sente, è possibile questo? Come la telepatia? Io credo di sì. Chiaramente non bisogna mai illudersi, però io credo di sì, che è l'esperienza di ciascuno. Il gruppo ha l'obiettivo comunque di prendere decisioni. Ci può essere una regola finale comunque che vince la maggioranza per arrivare a una decisione, perché è difficile poi mettere d'accordo tutti quanti. Cioè ci va un gran lavoro per arrivare a questa sintonia, questo volersi bene che potrebbe anche rimanere. Invece, siccome l'obiettivo comunque è prendere decisioni e andare avanti, allora può essere, Danilo Dolci prevede la legge della maggioranza dove tutti si adeguano poi? Io risponderò in questo modo, che all'inizio ci vuole un sacco di tempo, ma il tempo che sembra che si perda all'inizio si guadagna in futuro. Nel senso che questo lo vediamo anche in un rapporto di coppia tra padre e figlio, madre e figlio, all'interno di una famiglia, all'interno di una relazione. Quando ciascuno si sente veramente libero di esprimersi fino in fondo, quindi ha completa cittadinanza, entra in sintonia con l'altro. Il gruppo diventa gruppo, la creatura di creature, nel senso che col passare del tempo gli è sempre più facile giungere a qualcosa di completamente condiviso. Se prendiamo una scorciatoia per guadagnare tempo all'inizio, quello che pensiamo di risparmiare all'inizio lo perdiamo nel corso del tempo. I guai vengono fuori dopo. Se si forzano troppo le cose all'inizio, diciamo nello stato nascente del tempo, sì, si diventerà efficienti, efficaci, ma quanti pezzi perderemo? Dobbiamo metterli in conto. Allora, è all'inizio che è difficile. Non per niente, al parto si arriva dopo 9 mesi. Non si può, sappiamo che se diciamo, come si chiamano i bimbi che nascono prima? Prematuri, sappiamo che è difficile che rimangano in vita, o bisogna assisterli tantissimo, magari ne risentono per tutta la vita. Cioè a dire, abbiamo bisogno di tempo. Non è una questione di, cioè la vera strategia è quella di accogliere profondamente ciascuno. Ciascuno deve sentire il proprio contributo all'interno di un gruppo, allo stato nascente, che comincia a condividere un progetto, che deve essere di tutti. Se pensate a un giardino pubblico, un giardino pubblico lo può progettare un architetto, è lui quello che lo progetta. Può anche fare un questionario. Ma se il giardino pubblico lo progetta la gente del quartiere, o lo riqualifica la gente, lo ripensa, lo risogna la gente del quartiere, ciascuno lo difenderà, perché lo sentirà proprio, e poi vorrà partecipare all'abbellimento, alla modificazione, cioè all'evoluzione di quel luogo, che è un luogo condiviso. Se c'è un architetto, per quanto bravo, che costruisce un giardino fantastico, ma la gente non lo riconosce, piano piano entrerà in degrado. Posso fare una domanda? Sì. Forse non c'entra con il discorso di gruppo, ma questi principi possono essere anche estesi ad esempio ad una famiglia, nel senso che quando tu cerchi di realizzare un certo rapporto con i figli di comunicazione, però ci si scontra, nel senso che a un certo punto il figlio è normale che nella sua crescita incomincia ad avere la sua fase di contestazione con il proprio genitore per prendere la propria identità e tutto il resto. È come si dice, è funzionale questo discorso del comunicare, non del praticamente del trasmettere. È estremamente funzionale, è essenziale ed è importante anche che man mano che i bimbi crescono e diventano adulti,
almeno la loro fase principale, però il modo di gestirla da parte dei genitori è essenziale. Non, io credo, insomma, nella mia esperienza personale, io ho un bimbo di 14 anni, una bimba che ne ha 26. La bimba che ne ha 26 ha avuto il periodo, diciamo, conflittuale con la mamma, con il padre. Ma è estremamente importante il modo di rapportarsi. Io nella mia esperienza personale ho visto che domandare, ascoltare mi ha aiutato a interpretare. E questa cosa ho visto che è diventata reciproca. Nel senso che io domandavo e loro cominciavano a domandarmi. E questo ha aiutato moltissimo. Credo che da questo punto di vista qualsiasi contesto relazionale, non solo quello del gruppo, anche nell'ambito di una coppia, in qualsiasi contesto tra amici, ovunque è estremamente importante. Nella famiglia uno magari pensa che deve essere più una guida per i genitori, più per i propri figli, per cui mentre in questo contesto siamo tutti adulti che possono avere uno scopo comune, però magari cercare di perseguirlo in maniera diversa, non lo so, cerca di mettersi d'accordo con i figli, un genitore pensa che magari c'è bisogno proprio anche di una... Sono due atteggiamenti completamente diversi che possiamo avere nei confronti dei figli. Uno è quello che pensa, io so qual è lo schema di vita che ti propongo, ed è questo, questa è la tua strada, e lo faccio per il tuo bene. L'altro è il genitore che dice: è mio figlio, voglio scoprire chi è, voglio sapere chi è, voglio sapere cosa può diventare, voglio sapere cosa c'è in lui di originale, di importante. E quindi si pone nel senso della scoperta di ciò che può essere, può diventare suo figlio. L'altro è chi invece ha già confezionato per il figlio. Così è nel caso dei gruppi, ci può essere un leader che ha già un progetto. Io ho bisogno di questa gente per fare questa cosa e mi dovranno seguire, utilizzerò tutte le strategie necessarie. L'altro è invece chi si fa da promotore, però cerca insieme al gruppo, e insieme al gruppo concepisce un progetto che è comunitario, e a quel punto lui è artefice. Io accompagno i miei figli nella crescita, non stabilisco a priori chi devono diventare. Se lo faccio introduco delle patologie, soffrirà mio figlio, soffrirò anch'io. Prima che vada via, scusi, nel nostro gruppo come già non mondo, cosa ci consiglia di fare dei gruppi piccoli in modo da relazionarci meglio? Ne parleremo, ti dico sinceramente, non lo so, lo dovrete scoprire. Bisogna scoprirlo, bisogna porsi l'atteggiamento di dire: siamo in tanti, cominciamo a pensare insieme, cosa vogliamo, ascoltiamoci veramente. Cosa vogliamo, perché siamo qui, qual è il nostro obiettivo? Bisogna farsi le domande fondamentali. Farsi le domande fondamentali significa porre le fondamenta perché qualcosa possa durare. Loro sapevano bene cosa volevano, anche se sono stati tra i primi in Italia. Sì. Hanno avuto una visione. Perché diciamo che sono visionari? La parola idea significa immagine. È una parola antichissima, hanno intravisto una possibilità e ne avranno parlato tantissimo e poi gli si è concretata perché loro non riuscivano a non farla. L'utopia diventa la realtà. Sì, esattamente, l'utopia che si concreta in realtà, ma non riuscivano a non farla, non avrebbero potuto fare. Prego. Però dico, adesso nel passaggio generazionale i giovani dicono: noi non potremmo avere mai la passione che avete detto voi nel creare, loro hanno trovato tutto fatto, no? Quindi qui il bello di adesso, come riusciamo, qui c'è una pecca che mia nostra,
a trasmettere, non dico l'entusiasmo, almeno un po' di passione. Sono la parola passione significa anche dolore, sofferenza, e non è a caso. C'è una sorta di patimento, nel senso che si fa fatica, la fatica è necessaria. Ecco, la fatica è necessaria nel senso che per costruire qualcosa, ma poi la fatica si dimentica di quello che rimane. Ora, loro questa fase, dico, l'hanno mancata. L'hanno mancata. È come... sì, di questo bisognerebbe parlare, io credo che... No, è emerso nell'ultima riunione un direttore che comanda e che fa che ha. Perché c'è veramente un contrasto tra chi dà di più e chi dà di meno. Io ho sempre detto, no? Se uno ha un cuore grande, vuol dare e non segna le ore, perché se qualcuno vuole dare senza segnare le ore, quello che deve segna anche la mezz'ora in più. E lui fuori un incontro anche in questo. Se uno dà, deve dare parte. Può recriminare poi perché l'altro, se l'altro segna, non segna. C'è frizioni, non è un dramma, per carità, però ci sono frizioni, no, Dopo 37 anni mi trovo un attimo in dritto. Ok, dico però una cosa precisa. Dunque, come diceva la signora, molti di voi hanno scritto qualcosa e sono sicuro che se io facessi un giro ci sarebbero un sacco di cose da dire ancora su questo tema. Ecco, ma la maieutica è questa, sono interrogatori e interrogativi che devono rimanere attivi nella mente. Cioè dire, cos'è la maieutica? È un'attenzione verso la ricerca che è comune, no? Per cui se vi accade che continuerete a pensarci, questo è estremamente importante. È nel corso del tempo che poi ci si attiva in varie direzioni a pensare. Ora poi penseremo se è il caso di continuare a fare ancora dei lavoratori insieme. Non so se adesso sono le 16:10, tra circa 10 minuti dovrei partire. Sì. Non so se vogliamo parlare proprio di questo, di come andare avanti con questo tipo di incontri, se farli in modo diverso, come, cosa c'è bisogno, spazi diversi, o vogliamo fare un incontro di 2 giorni in un posto che non so dove trovarlo adesso, però magari lo troviamo, vediamo tutti i numeri. Ecco, la cosa importante è questa, nei laboratori, questo lo dico per tutti, ciascuno può sentire dentro di sé il desiderio. La maieutica è reciproca, in che senso? Vi sarà venuto in mente qualche domanda, qualche interrogativo, e qualcuno ha detto, mi è venuto in mente questa domanda. Nel senso che la maieutica tende a farsi reciproca. Ora, ciascuno dentro di noi può sentire il desiderio di dire, ma io voglio provare nel mio contesto, non so, sono un insegnante della mia famiglia, voglio provare a sperimentarla. Ecco, io vi incoraggio a farlo. Piccoli gruppi nel proprio contesto cominciano a capire, ma cos'è questa maieutica? Qualcosa ho capito, non è che bisogna fare un corso all'università, assolutamente no, però bisogna leggersi qualche libro, partecipare ai laboratori e poi sperimentarla nel proprio contesto. Per cui quello che potremo fare in seguito è formare da un gruppo grande anche tanti piccoli gruppi in cui ciascuno dice voglio provare io a coordinare maieuticamente questo laboratorio. Ecco, questo è importante. Se riuscissimo a fare questo, cioè spezzare il grado di gruppo magari in 2 gruppi in cui ciascuno dice io mi propongo qui ma anche altrove, dico, perché funziona, diciamo, se la cosa si espande, ecco, nel senso come sperimentazione. Allo stesso tempo elenco tutto ciò che è possibile leggere e la sperimento nel mio contesto familiare, ovunque. Questo potrebbe essere,
Nello specifico credo che dobbiate essere voi a pensarci. Io sono disponibile, sono felice ogni volta. Posso parlare con l'assemblea perché la bibliografia, beh, cioè, ci sono tutti i libri di Danilo Dolci, ci sono tanti libri di sì. Io personalmente ho scritto sul libro, si chiama Seminare Domande, edito dalla EMI. Seminare Domande, Seminare Domande, edito dalla EMI. Però nelle biblioteche comunali spesso ci sono questi libri di Danilo Dolci, ce ne sono tanti, che sono lì e che aspettano. Uno che potrebbe, per uno che non lo conosce. Per esempio c'è Chissà se i pesci piangono, pubblicato da Einaudi negli anni 70. C'è un libro che si intitola Verso un mondo nuovo, sempre pubblicato da Einaudi, e nelle prime pagine, nei primi capitoli, Danilo parla della dinamica dei gruppi. Questo è un libro importante. Verso un mondo nuovo. Però ecco, Einaudi di tanti anni fa, per quello dico, bisogna rivolgersi a una biblioteca. La serie di Monaco Mandolini, già anche qui abbiamo fatto la ronda, c'è l'ospitalità, c'è l'esempio della vita in Italia e c'è anche un priore molto attento a queste cose. Ecco, quando ne abbiamo parlato con Loris abbiamo prospettato la possibilità di discutere intorno ai gruppi proprio, cioè quali diversi gruppi possono esistere, quali sono anche le patologie, possiamo chiederci al gruppo, e quali... Vado un attimo in alto con due libri da far vedere. Sì, sì. E questo è un altro tipo di laboratorio che possiamo fare, cioè, lavorare intorno a... chiederci che cos'è un gruppo. Lassù già fanno qualcosa del genere, fanno degli incontri sull'economia sociale, economia politica, ci sono degli insegnanti dell'Università di Urbino, si incontrano, non c'è per forza. Ultimamente ho fatto una serie di laboratori intorno all'economia locale. Una delle domande da cui partiamo è che cos'è la moneta, cosa sono i soldi. Se volete anche questo tipo di laboratorio, io l'ho proposto, è molto bello, viene fuori un bel laboratorio. E sono personalmente molto interessato ad ascoltare cosa le persone... Perché quella è una delle domande, che cos'è la moneta. Un'altra è... Un'altra domanda che ho visto importante in questi laboratori è a quale tipo di ricchezza dobbiamo mirare? Questa è un'altra domanda importante. Potremmo fare un laboratorio. Ora. Ci salutiamo. Sì, forse velocemente. Questo seminario di domande è di Francesco. Si trova quindi. E di Danilo Dolci c'è questo, dal trasmettere al comunicare. La maggior parte degli altri si trovano solo in biblioteca perché sono esauriti, diciamo. Se lo volete segnare, dal trasmettere al comunicare, questo l'avete già segnato. Ma quello è stato curato, credo, da Novara, da Daniele Novara, o sbaglio. Sì. Sì, però l'autore è Danilo Dolci. L'autore è Danilo Dolci. Cioè, poi vi manderò una bibliografia per chi fosse interessato. No. Sì, sono Danilo Dolci. Ah sì, nel 97. Danilo Dolci, bisognava che ne parlassi un po' di più. Per esempio, vi voglio dire questo, che... è finito in carcere, pensate, 26 volte. Sì, sì.
senza reato, per dirne, uno, è stato difeso da Caramandrei perché si erano messi, perché a un certo punto si sono detti, ma la gente non ha lavoro, chi ha lavoro come fa sciopero? Beh, si astiene dal lavorare, e chi il lavoro non ce l'ha come fa sciopero? Lavorando. Allora questo veniva chiamato lo sciopero alla rovescia, è stato messo in carico con una personalità, con spiccata attitudine a delinquere. È interessante, è stato preso per la è candidato a chi non opera per la pace, non gliel'hanno dato perché, perché è stato il primo a denunciare in Italia i rapporti tra mafia e politica. E quando era candidato era stato allo stesso tempo denunciato per diffamazione dai cristiani dell'epoca che si sentivano accusati di rapporti con la mafia e quindi perdeva la possibilità. Però per esempio lui ha avuto il premio Lenin per la nonnovenza che ha utilizzato per tirar su quello che chiamavano, arrivavano in Sicilia personalità di tutto il mondo per cercare questo centro pilota per la costruzione di una società in cui la democrazia fosse una democrazia dal basso, una pianificazione organica con la partecipazione. Va bene, allora adesso ci devi lasciare.